Quante volte leggiamo sui giornali o ne sentiamo parlare alla radio dell'arresto di personaggi famosi nell'ambito dello spettacolo o dello sport? Oggi vi parleremo in particolare degli attori che sono stati arrestati almeno una volta nella loro vita. Robert Downey Jr., conosciuto da tutti principalmente per il personaggio di Iron Man, è stato arrestato nel 1999 con l'accusa di guida in stato di ebbrezza, possesso di cocaina e di una Magnum 357 non registrata. Eh sì, il nostro caro Robert si è fatto un bel po' di galera. Al Pacino fu arrestato nel 1961 per possesso illegale di arma da fuoco. Disse agli agenti che era per entrare meglio nella parte di un personaggio a cui egli stava lavorando, ma fu accusato anche di tentato omicidio. Venne rilasciato su cauzione e l'accusa venne fatta cadere per mancanza di prove. Keanu Reeves. Ecco uno degli arresti più strani e divertenti di sempre. Nel 1993, l'interprete di Neo nella trilogia di Matrix si mise alla guida totalmente ubriaco e iniziò a guidare correndo il più veloce possibile per dirigersi alla stazione di polizia più vicina, dove egli si costituì e ammise di aver guidato come un pazzo e da sbronzo mentre si recava lì. Macaulay Culkin. Chi non conosce il bimbo di Mamma ho perso l'aereo? Nel 1998 venne arrestato per possesso di un quantitativo colossale di marijuana e di una potente droga allucinogena, non riconosciuta dalle autorità. Infatti, sembri che è stata sintetizzata proprio da egli stesso. Da molti è stato simpaticamente rinominato Mamma ho preso l'aereo. Jack Nicholson. Nel 1994, mentre era di ritorno da un pomeriggio sereno passato al golf club, un'auto gli taglia la strada, sorpassandolo ad alta velocità. Ma l'attore lo ripesca al semaforo successivo, dove scende con una mazza da baseball e gli demolisce l'auto. Jack viene accusato di aggressione e vandalismo, ma fa cadere le accuse offrendo un assegno di 500.000 dollari.